One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. L'attrice francese Camille Cotin, che in Italia abbiamo conosciuto grazie a molti lavori sul grande schermo come Assassino a Venezia e anche a uno sul piccolo schermo, la serie televisiva Chiami il mio agente, di cui è stata fatta la versione italiana chiamata Call My Agent Italia, è la protagonista di questa storia divertente e profonda al tempo stesso. Per utilizzare un'espressione inflazionata, potremmo dire che questo film fa sorridere, ma fa anche riflettere. E vi spiego perché. Fa sorridere per lo spunto di partenza del personaggio messo in scena, ma fa anche riflettere per via del contesto nel quale si trova a dover agire, tentando di risolvere la sua vita. Il film si intitola Ricomincio da me. Antonia, detta Toni, ha 43 anni e 5 figli e una vita molto complicata. 5 figli non sono affatto pochi per una coppia, figuriamoci se invece a doverli gestire è una donna sola che ha perso da poco il marito. È facile indovinare che i 5 figli siano vicini di età, il che comporta anche una difficoltà maggiore nel contenere l'impeto di ognuno, considerando che dal più grande al più piccolo vi sono comunque delle esigenze diverse. Senza contare la difficoltà più grande, quella del mantenimento di una famiglia così numerosa, che la costringe per lavorare a stare fuori tutto il giorno e anche di sera, quando per arrotondare canta nei locali. Sì, perché Toni è una cantante ed è anche autrice dei suoi pezzi. E vi dirò di più. 20 anni prima ha ottenuto anche un clamoroso successo discografico con una sola canzone. E ora che il maggiore dei suoi figli si appresta a frequentare l'università, la donna si domanda: quando tutti i suoi ragazzi andranno via di casa, di lei cosa resterà? Farà ancora in tempo a riprendere in mano seriamente la sua antica passione musicale che le stava per garantire una vita piena di lustri e agi? Non ho mai fatto nient'altro e ho la netta impressione di non saper fare altro. E questo mi terrorizza. Quello che mi viene istintivo è l'insegnamento. Sono a mio agio con i bambini, mi riesce bene. Penso che potrebbe essere la mia strada. Ragazzi, scusate 2 minuti, devo dirvi una cosa. Sei malata? No, sto bene. No, mi sono iscritta all'università. Si ride e ci si commuove in questo film che sostanzialmente vede alle prese una donna alla ricerca di se stessa, mentre è impegnata a fare lo slalom tra gli obblighi che la vita le mette davanti. Si parla di rinascita e di nuove consapevolezze, si parla di egoismo e generosità e soprattutto si parla delle difficoltà di una madre costretta tra diritti e doveri e tra desideri e pragmatismo. Dirige Nathan Ambrosioni. Si distingue Lea Lopez fra le interpreti, ma regna incontrastato il talento di questa attrice, che non finisce mai di sorprenderci. Ricomincio da me è disponibile on demand su My Movies One. Fazzoletti 3 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è la storia di una donna sola che non sta cercando un compagno, ma la cosa ben più importante, se stessa. Buona visione!